voi andate stasera tutti a casa? Ma io pensavo di sì. Ma perché, cos'è che fanno? Ma non li leggi mica i giornali tu la mattina? E tu? Hai fatto tardi anche stasera? Stanno mica aspettare te, eh? Oltre questa. Ma senti che già parla il presidente? Parma sarà... Madonna, che figura che faccio. Vetrina dell'Italia. Il Pizzarotti non me la perdona mica questa. C'è il posto vuoto pure. A sentirsi sempre più città europea. E questo l'augurio che rivolgo a Parma. E con Parma tutta l'Italia. Parma sarà vetrina dell'Italia e questo impegno la porterà a sentirsi sempre più città europea. E questo è l'augurio che rivolgo a Parma e con Parma tutta l'Italia, di vivere con gioia e con impegno questa occasione. Buon 2020 a Parma, nostra capitale della cultura. Signore e signori, buonasera. Benvenuti a Tutti a Casa, che vi è portato dalla Casa Italiana Zerilli Marimoda alla New York University. Sono un pochino in soggezione a parlare dopo il Presidente della Repubblica Mattarella, che qua avete visto in un filmato, per l'inaugurazione di Parma 2020, capitale italiana della cultura. La soggezione è diminuita appena un po' dal fatto che il mio ospite, illustrissimo, è anche un mio caro amico. Ed è Michele Guerra, che al Tribune ha proclamato il migliore assessore alla cultura d'Italia, e io non potrei essere più d'accordo. E con Michele Guerra parleremo della sua città. Io gli ho chiesto di farci fare una visita virtuale alle bellezze artistiche e culturali della sua città, gli ho chiesto di essere il più soggettivo possibile. Per il suo ruolo deve essere sempre molto oggettivo, dire le cose come stanno. Invece l'ho pregato di essere soggettivo, e di raccontarci le cose che piacciono a lui e che ci vuole far conoscere della sua città. E nella seconda parte dell'intervista invece parleremo di questa, di quello che lui e il suo team hanno messo insieme per celebrare e per far godere al più ampio numero possibile di persone Parma, capitale italiana della cultura. Benvenuto Michele, sono molto contento di averti qua con noi e soprattutto di poter finalmente annunciare, è di poche settimane fa, l'annuncio che Parma 2020 diventa Parma 2021. Ce l'avete fatta e avete ottenuto questo meritatissimo riconoscimento di estendere, di poter veramente mettere a fruizione il vostro lavoro. Benvenuto Michele. Grazie, grazie Stefano di questo invito. Sono veramente felice personalmente e tutto il gruppo di Parma 2020 è contento di poter partecipare a queste bellissime trasmissioni che seguiamo da quando sono iniziate. E la notizia del prolungamento, come hai detto tu, ci ha trovato molto felici perché era stato frustrante vedere frenare Parma 2020 proprio dopo pochi mesi dall'inizio e soprattutto vedere frenare non solo l'entusiasmo ma i progetti di tanti nostri partner che avevano dato in questi anni il massimo delle loro energie per poter fare di Parma una città veramente attrattiva dal punto di vista culturale e per poter raccogliere l'invito che era venuto dal Presidente della Repubblica, cioè di credere che la cultura sia davvero il motore che serve a comprendere meglio i valori su cui il nostro paese deve fondarsi. Quindi la frenata è stata brusca, noi abbiamo dovuto sospendere tutte le attività di Parma 2020 e credo che il Ministero abbia, con questo gesto, con questo prolungamento sul 2021, abbia tenuto fede a quello che è l'impegno non tanto di Parma, ma proprio del progetto di Capitale Italiana della Cultura, che è quello di fare in modo che tutti i territori abbiano la possibilità di accogliere, di aprirsi, di mostrarsi e in qualche modo di ricucire quel sistema di identità e diversità che caratterizza il nostro paese. Quindi prolungare Parma 2020 al 2021 ha significato non rinunciare alla possibilità che anche l'area emiliana
italiana potesse partecipare pienamente a questo grande progetto. Quindi siamo grati al ministro Franceschini, ma pensiamo che sia soprattutto un atto d'amore verso il progetto di Capitale Italiana della Cultura, e credo sia una delle più interessanti novità nel nostro paese degli ultimi anni. Certamente, e come hai detto tu, vale la pena di ricordare il messaggio fondamentale del presidente Mattarella all'inaugurazione di Palma 2020 su questa centralità della cultura come risorsa tipica dell'Italia. Le miniere non le abbiamo, i giacimenti petroliferi non li abbiamo, abbiamo queste meraviglie che ho dietro le mie spalle. Torneremo in un attimo a parlare di Parma 2021, devo abituarmi a dirlo, perché anche tu immagino sei abituato a dire solo 2020, adesso dobbiamo fare questo sforzo. E il nostro viaggio l'abbiamo concepito in questo modo. Io adesso chiederò a Michele Guerra di dirci, ripeto, in maniera estremamente soggettiva, alcune opere d'arte che secondo lui connotano la città, che gli sono particolarmente care, che secondo lui le fanno conoscere meglio e servono per presentarvela meglio. Michele, partiamo con un dipinto, un quadro, un affresco che per te è particolarmente significativo. Perché ti piace, perché è significativo, perché è rappresentativo di Parma. Qualunque motivo, un dipinto. Questa è subito la domanda più difficile, perché immediatamente ti viene in mente la Galleria Nazionale, ti vengono in mente Correggio, Parmigianino, ti vengono in mente tante cose importanti anche del Novecento parmigiano. Però se devo sceglierne uno in questa bellissima tua sfida, cioè soggettività pura, scelgo la cupola del Duomo, affrescata da Correggio, con l'Assunzione della Vergine, una delle opere più importanti di Correggio, e la scelgo perché il Duomo di Parma è un luogo che quando ci sei dentro in qualche modo da subito ti porta un moto di ascensione verso l'alto, che culmina in questa splendida cupola che con un effetto ottico a spirale ti trascina davvero verso la sommità dell'edificio dal suo interno, ed è un affresco di una modernità sconcertante proprio dal punto di vista formale. Le forme sembrano come fondersi, sgretolarsi, diventare colore puro e quindi in qualche modo distanziarsi da quell'idea che potremmo avere di pittura rinascimentale, per diventare già qualcosa che va vicino a forme più astratte. E quindi credo che il grande magistero... Scusami l'interruzione, un'opera controversa, perché quando venne svelata pare che i canonici del Duomo dissero quella frase tremenda, un guazzetto di rane, no? Perché si vedono queste gambe, nude ovviamente, che sgambettano, però è anche il realismo del Rinascimento, no? Per cui se la gente vola, da stando in basso, tu vedi le gambe che... Esatto. Opera fantastica. Esatto, e guarda, hai fatto un'osservazione giustissima, perché quando Oliviero Toscani, che è stato nostro partner e probabilmente lo sarà ancora nel 2021... Ricordiamo Michele, chi è Oliviero Toscani? Oliviero Toscani è un fotografo importantissimo della nostra tradizione, che è diventato famoso soprattutto per le campagne molto audaci per Benetton, ma che nel corso del tempo è stato, come dire, sempre capace di tenere il polso della cultura fotografica del paese, e che ha proposto a Parma un progetto molto interessante, cioè quello di coordinare una rete di fotografi anche amatoriali che per tutto l'anno di Capitale della Cultura pattugliasse la città e raccontasse in maniera molto diretta e molto libera quello che accadeva. Quando Toscani è venuto a Parma e ha cominciato a immaginare quella che potesse essere l'immagine più rappresentativa per raccontare da un punto di vista strano la città, ha scelto proprio uno dei putti del Correggio, ripreso dal basso, perché gli sembrava che in quel gesto ci fosse qualcosa anche di irriverente, già di estremamente moderno, che poteva diventare la chiave per un racconto poi contemporaneo della città. Quindi scelgo quell'affresco proprio perché ci trovo una modernità che non smette di aggiornare il tempo in cui viene fruita, e ogni volta che entro in Duomo questo moto ascensionale poi si compie in quel capolavoro, e mi sembra però di essere dentro un'opera che potrebbe tranquillamente essere quasi novecentesca, quasi contemporanea. Perfetto, passiamo, non potrei essere più d'accordo, anche se ho una leggera preferenza forse per la Camera di San Paolo, ma più per grandissimo luogo, forse sì. Per il significato simbolico che ha di questo luogo di clausura, che diventa un luogo di libertà interiore attraverso gli affreschi. Scultura, Michele, la tua scultura preferita? Allora, guarda, io resterei nella piazza che hai alle spalle anche in questo caso, e parlerei di Benedetto Antellami e del ciclo dei mesi.
Quando abbiamo costruito il dossier di Parma 2020, il ciclo dei mesi è stato per noi la maggiore fonte di ispirazione, per me in modo particolare, perché mentre pensavo al tema, al filo rosso che doveva guidare tutto il progetto di Parma 2020, che per me doveva essere il tema del tempo, i mesi continuavano ad essere in qualche modo la pietra, nel vero senso della parola, da cui partire. Questa scultura, anche in questo caso, di estrema modernità formale, che segna il tempo laico del lavoro e delle stagioni, e però lo sacralizza proprio per la posizione che verrà ad avere in uno dei luoghi, da questo punto di vista, più significativi della città. Michele, scusami, il tempo... E qua ti faccio aprire una parentesi mentre stai parlando dei mesi di Antelami nel meraviglioso battistero. È parte dello slogan, la cultura batte il tempo. Finisci il discorso su Antelami perché secondo me stai per dire una cosa importante, poi spiegaci perché avete scelto questo slogan. Allora, poi sì, continuiamo, l'interrogazione continua. Chiudevo su Antelami semplicemente dicendo che uno dei grandi, delle grandi mostre di Parma 2020 sarà proprio legata ai mesi e sarà possibile vedere i mesi da molto vicino perché saranno calati a terra e quindi avremo un'occasione veramente unica di studiare e di godere in maniera ancora più ravvicinata della potenza di queste sculture. Quindi Antelami per noi ha un significato quasi augurale rispetto al progetto di Parma 2020 e mi piace come scultura scegliere lui. La cultura batte il tempo che tu citavi è il claim da cui siamo partiti con batte scritto in corsivo per dargli un doppio significato. Da un lato l'idea che la cultura dovesse essere una sorta di metronomo della vita cittadina e che quindi si potesse ripensare il ritmo di vita di Parma a partire da un'offerta culturale forte, costante, diversificata, disseminata e quindi davvero nel 2020 il metronomo della città potesse essere la cultura. Ma dentro quel verbo, quel battere, c'è anche ovviamente lo sconfiggere il tempo, lo sconfiggere i limiti che il tempo ogni tanto pone, che sono limiti storici, che sono molto spesso anche limiti sociali, e quindi tornare su quell'idea di cultura come eterna riflessione sul cortocircuito che passato, presente e futuro creano nelle nostre menti e fare in modo che le discrepanze temporali potessero essere abbattute, distrutte, gli steccati che il tempo crea potessero essere travolti da un discorso che doveva mettere in rete, che dovrà mettere in rete ovviamente tutta la città, perché nel momento in cui tu auspichi che la cultura diventi metronomo e che gli steccati vengano abbattuti, ci deve essere una partecipazione veramente corale, perché nessuno da solo riesce a fare questo. Quindi dietro il nostro claim c'era il doppio significato del battere il tempo come ritmo e dello sconfiggere i limiti del tempo, ma anche l'augurio che davvero la città potesse tutta insieme compiere questo battito, diciamo, del ritmo e questo battere gli steccati. E quando abbiamo inaugurato... Qui in inglese, Michele, se potessimo azzardare una traduzione, sarebbe uno keeps the rhythm e l'altro sarebbe wins over time or beats time. E la giocate su questa ambiguità. Esatto. E direi che quando è stata proclamata Parma 2021 io ho pensato Parma ha battuto tutto. E ha battuto tutte le avversità, tutte le cose che sono successe, che vi hanno distrutto questi piani meravigliosi e vi viene ridata questa chance di far vedere quello che avete proposto. Michele, continuiamo con le opere. In questo caso il batte il tempo, perché facciamo un salto di tempo, mi sembra di aver capito. E io ti chiedo l'opera architettonica di Parma, a parte sta meraviglia dietro, tu hai nominato Antelami, ricordiamo ai nostri spettatori che non lo sapessero, Antelami sia l'architetto che lo scultore delle opere che si vedono nel Battistero e anche dentro il Duomo, la magnifica deposizione. Ma l'architettura invece dove ci vuoi portare? Allora, guarda, l'architettura hai già detto tu, la Piazza del Duomo facciamo finta di non conoscerla e facciamo finta di non conoscere nemmeno il Palazzo della Pilotta che dovrebbe essere sicuramente preso ad esempio, come potrebbero essere tanti altri luoghi di Parma. Io però mi spingo su un luogo contemporaneo, sull'Auditorium Paganini, che Renzo Piano ha recuperato con un'operazione di archeologia industriale molto importante, da uno zuccherificio lo ha reso un auditorium splendido. Io credo che sia una delle opere
contemporanee più importanti che abbiamo in città. E dico questo perché una delle questioni che più tornavano mentre lavoravamo alla nuova visione culturale della città era legata al fatto che Parma avesse pochi segni del contemporaneo, fosse una città che esibiva una grande tradizione storica e architettonica, ma quando si arrivava nel contemporaneo si faceva più fatica a trovare delle architetture, delle forme del contemporaneo che potessero parlare al mondo. Io credo che l'intervento di Renzo Piano sia un intervento, oltre che pregevole, che rimarrà, e penso che la visita all'Auditorium Paganini, per chi dovesse venire a Parma per Capitale Italiana della Cultura, sia una visita assolutamente da fare, sia cogliendo la possibilità di un concerto dentro l'auditorium, sia semplicemente osservando il lavoro che un architetto di fama internazionale, un mostro sacro dell'architettura come Renzo Piano, ha fatto a Parma. Un architetto anche molto newyorkese, ricordiamo ai nostri ascoltatori che fra le altre cose Renzo Piano è l'architetto che ha progettato il nuovo Whitney Museum, la Morgan Library, l'ampliamento della Morgan Library, l'edificio che ospita il New York Times. E anche se noi siamo di New York University, dobbiamo ammettere che sta anche lavorando a questo fantastico piano per l'espansione del campus della Columbia University. Veramente un grandissimo protagonista dell'architettura, e non direi solo di questo tempo, ma proprio credo che la sua prospettiva vada al di là anche della contemporaneità. Adesso qua io chiedo a Michele un attimo di togliersi la fascia tricolore di assessore alla cultura e di mettersi invece il tocco accademico, perché nella presentazione, come sapete, a tutti a casa non facciamo presentazioni formali, accademiche, sei laureato, fatto eccetera. Però invece a questo punto voglio dirvi che Michele Guerra è anche professore ordinario di storia del cinema. Io credo che in assoluto uno dei più giovani professori ordinari d'Italia quando si è diventato ordinario, mi sembra di ricordare. È professore ordinario di storia del cinema nella mia alma mater, nell'università dove io mi sono laureato e alla quale mi lega tuttora un vincolo di grande affetto e riconoscenza per quello che ho imparato in quelle aule della Pilotta, dove tuttora Michele fa lezione di storia del cinema. E allora ti chiedo, Michele, un film adesso, dopo il dipinto, la scultura, l'opera architettonica, un film su Parma che per te la spiega, ce la fa capire. Il film per me è Prima della Rivoluzione, un film di Bernardo Bertolucci del 1964. Parma ha dato i natali a Bernardo Bertolucci, a tutti i Bertolucci, e trova in questa famiglia un punto di riferimento culturale decisivo nel corso del Novecento. Prima della Rivoluzione è il secondo film di Bernardo, ma tutti pensano che sia il primo, perché mentre La Comare Secca, il suo primo film, era un film tratto da un soggetto pasoliniano che Bernardo reinterpreta già con molta finezza, però si capisce che è ancora un soggetto, un tema pasoliniano, Prima della Rivoluzione è veramente il primo film d'autore di Bernardo Bertolucci, che peraltro quando esce ha solo 23 anni. Credo che sia un film fondamentale per capire Parma, non soltanto perché è veramente girato molto in esterni e quindi si vede tanta città in Prima della Rivoluzione, ma perché Bernardo riesce a cogliere quello spirito borghese che in qualche modo è sempre stato la risorsa e il limite di questa città, la risorsa di una città ricca, di una città agiata, di una città a suo modo anche colta, ma anche il limite di una città un po' chiusa che il personaggio protagonista di Prima della Rivoluzione deve sperimentare. E quindi questa volontà che poi Bertolucci ha continuato a sviluppare nel corso della sua carriera, di volersi distaccare da quello che Parma rappresentava per lui, senza però mai riuscirci, perché il gesto bellissimo di allontanamento e poi inevitabile riavvicinamento di Bernardo a Città di Parma credo sia stata la caratteristica principale non del suo cinema ma del suo essere, è condensato perfettamente in questo film giovanile in cui tu vedi la città per come è all'epoca, ti rendi conto di quella che ancora oggi è la sua caratteristica principale, cioè la sua vena conservatrice e ribelle che in qualche modo emerge ancora oggi nella Parma contemporanea, e ti rendi conto che quel film contiene anche il desiderio di Bernardo di andare lontano da Parma, ma anche di tornarci sempre, che è parte di quella sua personalità contraddittoria che ha caratterizzato un po' tutto il suo genio. Grandissima scelta di film, Michele, non potrei essere più d'accordo su questa, ed è anche il film che ci ha ispirato per il titolo che insieme abbiamo scelto per questa serata, che è After the Revolution, Parma. Dici qualcosa di questa scelta che abbiamo fatto insieme con i nostri staff?
È un titolo secondo me molto forte, perché in qualche modo noi abbiamo pensato a Parma 2020 prima della rivoluzione, cioè prima che ci fosse questa rivoluzione così drammatica dovuta all'emergenza sociosanitaria che stiamo vivendo. Ora, piano piano, sperando che non ci siano picchi, recidive, che tutto possa lentamente ripartire, stiamo immaginando una capitale italiana della cultura after the revolution, cioè quindi dopo la rivoluzione. Quindi questo prima e questo dopo, intorno a questa rivoluzione che effettivamente c'è stata, ci ha permesso di inquadrare in chiave bertolucciana il titolo della nostra trasmissione. Devo dire, è un'idea che mi è piaciuta molto. Perfetto, Michele. Io qua non posso non ricordare quell'evento meraviglioso che tu hai organizzato, che ha definitivamente riconciliato Bernardo Bertolucci con la sua città, quando, grazie a te e al tuo lavoro, gli è stata conferita la laurea honoris causa dell'Università di Parma. Bertolucci, che non si era mai laureato, con grande dispiacere del padre Attilio, grandissimo poeta, ha ricevuto nel Teatro Regio di Parma, in questa che rimarrà per me una giornata indimenticabile, alla quale ho avuto la fortuna di partecipare, e la tua laudazio, il discorso in cui veramente hai ricostruito, hai ritessuto questo rapporto complicato e che è alla base di una chiave di lettura importantissima per capire l'opera di Bertolucci. E quello rimane veramente uno dei tuoi capolavori culturali, quello di avere, e anche umano, perché io credo che in quella fase della sua vita, per Bertolucci, per Bernardo Bertolucci, avere il riconoscimento della sua città nel tempio laico del Teatro Regio, tutto vestito che sembrava un cardinale, come voi professori, sia stata per lui una soddisfazione forse superiore a quella che ha provato quando ha vinto tutti i riconoscimenti cinematografici del mondo, perché era questa un po' una riconciliazione con una madre matrigna con la quale c'era un rapporto un po' strano, e invece tu gliel'hai ritessuto. Mi fa molto piacere che tu ricordi quel bellissimo momento, il 2014, che è stato davvero emozionante per diversi ordini di ragioni. Il primo era che Bernardo, come diceva lui, era rimasto l'ultimo Bertolucci. Dopo Attilio, dopo Giuseppe, che era scomparso purtroppo prematuramente, lui sentiva l'ultimo membro di una famiglia che non aveva più altri figli, e quindi in quel momento era solo nella sua Parma come ultimo superstite. E per la prima volta da quando conoscevo Bernardo l'ho visto veramente emozionato. Ho visto il volto di Bertolucci quasi trasfigurato dall'emozione. Lui, che in genere è una persona un po' sempre in alta uniforme, molto anche capace di controllare i sentimenti, e ho negli occhi, e non me lo scorderò mai, il finale in cui nel Teatro Regio, tempio della lirica e naturalmente anche di forme di performance e fisicità un po' sopra le righe, Bernardo, che era in sedia a rotelle, per ringraziare Parma di questo abbraccio, si è inventato una piroetta sulla sua sedia a rotelle, che è stato un momento davvero emozionante, perché sembrava un attore consumato che compie quasi un passo di danza pur essendo su una sedia a rotelle. Lì ho capito che poteva succedere qualcosa di miracoloso in questa ricongiunzione tra Bernardo, il congiungimento tra Bernardo e Parma. E l'hai fatto, Michele, è stato un momento di grande commozione. Passiamo alla letteratura. Appena uscito in queste settimane un libro corposo, importante, a cura di Conti, cioè Parma e la letteratura. Mi sembra di capire, io non l'ho ancora avuto tra le mani, ma presto verrò a riprendere la mia copia, in cui si parla di autori parmigiani, ma anche di autori non parmigiani che parlano di Parma. Dici un paio di cose, Michele, che si trovano, che ti hanno incuriosito, che ti hanno divertito e che vuoi proporre ai nostri ascoltatori. Sì, è un libro, secondo me, molto importante. Quando Guido Conti, che è uno scrittore ormai molto navigato, nato a Parma, sempre molto legato alla sua città, ce l'ha proposto, abbiamo deciso di sposare con altri questo progetto, perché si tratta di un viaggio di oltre 800 pagine in una edizione davvero lussuosa, perché un'edizione illustrata con una ricerca iconografica profonda e raffinata fatta da Guido. Il titolo del libro è La città d'oro, Parma e la letteratura, dal 1200 al 2020, quindi da Salimbene de Adam, il grande cronista medievale che ci ha lasciato la sua cronica come testo, come dire, seminale per comprendere il luogo in cui siamo, fino appunto al tempo più contemporaneo. E devo dire che la cosa interessante è vedere come tanti scrittori sono passati per Parma, tanti scrittori l'hanno raccontata, tanti scrittori ci sono nati e vissuti, e quindi la città, come in un enorme caleidoscopio, prende le forme più diverse, ma riusciamo sempre a orientarci in questo spazio ideale parmigiano. E ci sono anche poi delle cose divertenti, per esempio scoprire che Gabriele D'Annunzio adora il culatello e ne scrive
al pittore e scultore Renato Brozzi, una lettera che è scritta nel linguaggio aulico di Gabriele D'Annunzio, ma mira a sottolineare questa passione per il culatello, oppure scoprire che il Boccaccio mette nei sogni di uno dei suoi personaggi le montagne di Parmigiano Reggiano, che in qualche modo già appassionavano anche questo grande autore. Quindi ci sono, come dire, dei rimandi alla cultura anche materiale della città che ti prendono in contropiede, che ti divertono, in un libro che è profondo ma allo stesso tempo anche molto spassoso mentre lo leggi, perché Conti riesce a tenere questa vena allo stesso tempo di studioso e di grande appassionato di scrittori che hanno fatto dell'ironia e della satira la loro cifra. Quindi è un libro davvero che mi sento di raccomandare, perché raccoglie questa storia letteraria tutt'altro che banale. Grazie mille, anche perché sei riuscito a portare dentro nella letteratura la gastronomia, che sarebbe stata secondo me la mia domanda successiva, ma io non ti chiederò qual è il tuo piatto preferito della cucina parmigiana, perché forse su quello correresti il rischio veramente di creare grossi scossoni. L'unica cosa sulla quale non ci è permesso nessuno di essere troppo soggettivi, perché lì entriamo veramente nel sacro e nel Sancta Sanctorum. Io direi che ci hai fatto una carrellata stupenda, ci hai aperto questo ventaglio meraviglioso sulla tua città con competenza e passione. Ma io adesso vorrei invece tornare al discorso di Parma, capitale della cultura. Allora, dice che cosa ci possiamo aspettare di trovare a Parma fra le iniziative che avevate programmato e che avete dovuto sospendere, nuove iniziative. Parma 2021 mi sembra di capire che inizierà a pieno titolo nell'autunno, no? Avremo un'estate in cui forse già qualche assaggio ci potrà essere in base alle norme di prevenzione del contagio da coronavirus, ma invece prevediamo un autunno più tranquillo e con una ripresa quasi completa di tutte le attività. Allora, dici un po', ovviamente so che le cose sono tantissime di cui ci potresti parlare, ti chiedo di sceglierne due o tre. E prima che passiamo a questo, qualcuno dirà: beh, Albertini, hai lì l'assessore alla cultura di Parma, gli hai chiesto di parlare di pittura, scultura, architettura, cinema e letteratura e non della musica, ma sei un somaro. Parma ovviamente è una delle grandi capitali della musica europea, se non mondiale, e non solo per l'enorme eredità verdiana che viene protetta, tramandata, esplorata, eccetera, ma per tutta una serie di altre musicalità che sono presenti in questa città, compresa una fantastica casa della musica, un archivio verdiano. Ricordiamo che quello ovviamente è il maggiore, il secondo archivio verdiano più importante ce l'abbiamo da NYU per qualche motivo, che ovviamente però secondo a quello che viene, che c'è a Parma. Per cui una cosa dici intanto di tra questi piani: che cosa succede col Festival Verdi che è programmato per l'autunno? Ci sarà? Come sarà? Ci sono già alcune anticipazioni? C'è qualche cosa ci puoi annunciare? E poi magari ci dici un paio di cose fra le centinaia che tu e il tuo team avete messo insieme che ti stanno particolarmente a cuore e che tu vuoi segnalare agli amici americani, newyorkesi, ma anche italiani che ci stanno ascoltando. Certo, come dicevi tu, Parma è una città profondamente musicale, non solo per l'enorme eredità verdiana, non solo per quella altrettanto forte toscaniniana, abbiamo la Fondazione Toscanini che in qualche modo si fa erede di quella grande tradizione, ma anche per la capacità di continuare a svolgere attività di ricerca anche su altre forme musicali. Penso al contemporaneo, Fondazione Prometeo con il suo Festival Traiettorie, che da 30 anni porta la grande ricerca sulla musica contemporanea nella nostra città, in spazi splendidi come il Teatro Farnese, oppure a Casa della Musica e in altre realtà di questo tipo. Il Conservatorio di Parma, che è un'eccellenza internazionale che ci permette di avere anche tanti giovani stranieri in città che entrano in contatto con questa cultura musicale. Devo dire che il Festival Verdi oggi è senza ombra di dubbio il più importante evento culturale di caratura internazionale che la città ha. Si è ormai alla sua 20ª edizione affermato in maniera molto forte, con una capacità di leggere la tradizione e di sperimentare invece anche
forme più innovative e contemporanee di messa in scena, che credo negli ultimi anni abbia definitivamente portato questo festival all'attenzione della critica e del pubblico internazionale, anche con premi prestigiosi. Quest'anno doveva essere la 20ª edizione. Mi chiedo scusa, dobbiamo dire che per 2 anni di seguito ha vinto il premio internazionale per il miglior festival d'opera al mondo, no? Ha vinto questo premio, sì, che naturalmente è stata un'enorme soddisfazione, e poi ci sono state opere come Stifelio di Graham Vick, che è stata un'opera in qualche modo rivoluzionaria, che ha portato a casa premi importanti, e quindi c'è la conferma che il lavoro che la sovrintendente Anna Maria Meo sta svolgendo da un po' di anni a questa parte è un lavoro riconosciuto. Quindi per un teatro di tradizione come il Regio è una enorme soddisfazione, visto che spesso compete con realtà molto più forti dal punto di vista economico di lui. Quest'anno, come dicevo, doveva essere la 20ª edizione del festival, eravamo pronti insomma a un anno ancora più importante di quelli ottimi che lo hanno preceduto. Il Festival Verdi di fatto non si potrà fare nelle forme a cui siamo abituati, c'è però la volontà con Fondazione Teatro Regio di riflettere sulla possibilità di mantenere una delle opere del festival in cartellone, vedere di riuscire a farla naturalmente con tutte le sicurezze e contingentamenti del caso, e poi di immaginare un'attività del Festival Verdi che prenda la forma che ha da un po' di anni Verdi Off, cioè questo circuito di eventi sparsi per la città che rileggono Verdi da tanti punti di vista, e il festival quest'anno proverà a non recidere il filo che lo lega alla città, non purtroppo al suo pubblico internazionale, perché non crediamo che quest'anno sia possibile attrarre i tanti visitatori appassionati che da tutto il mondo vengono a Parma tra settembre e ottobre per il Festival Verdi, ma appunto di cercare una forma più raccolta che confermi e affermi in città la presenza del Festival Verdi, ma lo faccia nel rispetto e nel raccoglimento che il tempo che stiamo ora vivendo ci impone, anche perché come si sa, insomma, questi sono eventi che hanno anche budget importanti e prevedono e presuppongono investimenti di un certo tipo, che sarebbe pericoloso portare del tutto avanti in un momento come questo. Certamente, e qua faccio i miei complimenti a Anna Meo, bravissima sovrintendente del Teatro Regio ed anima del Festival Verdi. Io credo che se c'è un posto che è preparato per questa sfida di trovare forme alternative alla performance che non siano il teatro con le poltroncine di velluto rosso, è il Festival Verdi, perché negli anni scorsi già voi lo stavate facendo, portare l'opera nelle scuole, nelle piazze, nei parchi, negli spazi dove di solito non viene vista, con una serie di iniziative fantastiche, per cui per voi vuol dire mettere in campo qualcosa che avete già collaudato quando non eravate costretti a farlo. Per cui siete preparatissimi per farlo e andrà benissimo. Speriamo. Dici un paio di altre cose, Michele, che ti stanno a cuore e che ci vuoi... Se devo scegliere, dovendo appunto tra centinaia e centinaia di attività e di azioni che stanno nel programma di Parma 2020-2021 e che sarebbe ovviamente impossibile ripercorrere, per le quali rimando naturalmente anche al sito dove il programma è visibile, dove sarà costantemente aggiornato, ecco, sull'autunno io scelgo Ospitale, questa mostra che è scritta con l'H davanti, Ospitale, a raccontare la storia di uno dei monumenti e degli organismi architettonici più affascinanti della città, l'Ospedale Vecchio di Parma, che si trova nel quartiere dell'Oltretorrente, che ha una storia plurisecolare, che dal XIII secolo al Novecento, insomma, lo ha trasformato in un luogo che è stato ospedale, che è stato rifugio, che ha avuto una funzione sociale estremamente importante per la città di Parma e che però è ancora molto poco conosciuto anche dai cittadini stessi di Parma. Ecco, la mostra Ospitale è una mostra che, grazie all'azione di Studio Azzurro, quindi grazie alla loro capacità di produrre contenuti multimediali, interattivi, immersivi, che ti trascinano dentro una storia, in questo caso architettonica, artistica e culturale, racconterà che cosa è stato l'Ospedale Vecchio per la città, e lo farà in una forma che noi pensiamo potrà parlare sia agli abitanti di Parma che ai visitatori che scopriranno nella grande crociera dell'Ospedale Vecchio questa straordinaria galleria multimediale
progettata da Studio Azzurro. Sono molto felice che si riesca a fare questa mostra in settembre, perché il suo titolo e il concept stesso della mostra naturalmente oggi acquistano un ulteriore significato. L'ospedale è stato il luogo che abbiamo visto in televisione, nei telegiornali, che abbiamo tutti più o meno nominato in queste settimane eroiche di Covid in Italia, e quindi ripartire con una mostra che richiama fin nel titolo l'ospitale, cioè l'ospedale, ma anche quella ospitalità che l'ospedale a suo modo in grado di dare, credo sia un significato molto forte. Per cui quando abbiamo riflettuto su quando e come riprogrammare l'ospitale, che era il progetto pilota di Parma 2020, abbiamo pensato che tenerlo lì a settembre nel 2020, pur in un anno che forse è colpito veramente a morte da quello che è accaduto, avesse però un significato culturale molto forte. Quindi nell'autunno del 20 scelgo ospitale perché mi sembra che si ammanti anche di un significato nuovo rispetto a quello che aveva in origine. Naturalmente certo. Nel 2021 noi trasferiamo la gran parte dei progetti di Parma 2020, quindi ciò che trovate nel programma verrà riprogrammato nel 2021. Noi nel mese di giugno, intorno al primo giorno d'estate, cioè al 21 giugno, lanceremo il nuovo portale e la nuova app di Parma 2020-2021, in cui poi il programma sarà definitivamente ricalendarizzato, però nel 21 scelgo la grande mostra che il complesso monumentale della Pilotta dedica ai Farnese. Scelgo questa perché intanto ci porta dentro la Pilotta, che è il luogo dei luoghi per la cultura parmigiana, nel senso che tiene dentro tutta la grande tradizione che ha accompagnato la storia della nostra città. E i Farnese sono state una famiglia che ha segnato in maniera indelebile la storia di Parma, e quindi il fatto che il complesso abbia scelto di, con collaborazioni molto prestigiose, portare dentro Capitale Italiana della Cultura una mostra sui Farnese, credo possa far sì che, non dico si arrivi a quei numeri, ma si riesca a costruire qualcosa di altrettanto importante quanto lo sono state le mostre su Parmigianino, su Correggio, che hanno riflettuto attorno a figure chiave della nostra città. I Farnese lo sono senz'altro stati, e quindi credo che nel 21 questo del complesso monumentale della Pilotta sarà uno dei grandissimi eventi da non perdere. Grazie mille Michele, so che ti ho chiesto uno sforzo enorme di distillare due eventi tra veramente le centinaia che avete Infatti concepito. Infatti sto soffrendo come una bestia, non si vede. Ma... si vede, un po' si vede, ma è una sofferenza bella. E mi sembra bellissima la scelta soprattutto di ospitale con tutti i significati simbolici che tu ci hai spiegato molto bene. Il tempo è finito, noi abbiamo grandi progetti anche con la Casa Italiana e con Parma, abbiamo una mostra in ballo, vedremo quando riusciremo a realizzarla, ma io assicuro a tutti i nostri amici della Casa Italiana Zerilli Marimò che Michele Guerra, il miglior assessore alla cultura d'Italia, lo faremo tornare presto, perché è già stato ovviamente nostro ospite, alla Casa Italiana col suo team a raccontarci di persona quello che stanno preparando per noi, per tutti gli italiani e per tutte le persone che amano la cultura e l'arte dovunque siano nel mondo. E io credo che da questa intervista avrete capito che la scelta di Art Tribune era più che giustificata. Io vi do appuntamento ancora al mercoledì prossimo, sempre alle ore 5 a New York, le ore 23 a Parma. Grazie ancora Michele Guerra e grazie a tutti voi. Grazie Stefano, grazie a tutti voi. Buonasera.